Al di là del suo indiscusso valore tecnico, il Cagliari ha riscosso la simpatia di tutti gli sportivi per la freschezza e l'eccellente ruolo che ha saputo svolgere in questi ultimi anni. Così la città di Torino ha dedicato ai neocampioni d'Italia artisti Citorelli, medaglie d'oro e coppe tra l'entusiasmo dei 15.000 suoi tifosi giunti dall'isola e da ogni parte d'Italia. Gli uomini di Scopigno hanno fatto onore al loro primo scudetto, vincendo nettamente per 4-0. Riva, in splendida forma, ha messo a segno 2 reti personali ed ha galvanizzato tutta la squadra. Onnipresente in ogni azione, è stato più volte applaudito a scena aperta. Al 12esimo, il Cagliari va in vantaggio con Domenghini servito da Greal. Il Torino deve subire l'iniziativa di Riva. Nenè supera un avversario, Goris buccia e Riva batte Pinotti. Cagliari 2, Torino 0. La reazione del Torino si concretizza con un tiro di Moschino che Albertosi manda sul palo. Raccoglie Mondonico, palla ancora a Moschino che alza sulla traversa. 38esimo, ancora Riva in evidenza, raccoglie un rinvio di Albertosi. In sospetto fuorigioco evita Bolchi e inesorabilmente mette nel sacco. Nella ripresa al 3° minuto il Cagliari arrotonda il punteggio, con Gori che elude gli interventi di Bolchi e Puglia. Il Torino cerca il punto della bandiera, Albertosi blocca un tiro di Ferrini. Applaudito a solo di Riva fra 4 difensori che cercano di ostacolarlo. L'azzurro riesce egualmente a tirare. Una provvidenziale deviazione annulla il tentativo. Sfortunato il Torino che si vede negare dal palo la soddisfazione della rete. Reginato, subentrato da Albertosi, dice di no al colpo di testa di Sala. La partita si conclude con una precipitosa fuga di Riva negli spogliatoi. È l'ultimo difficile dribbling di questo campionato, mentre sul campo si riversano festanti i tifosi alla ricerca delle maglie ricordo. Anche fuori dello stadio si ripetono le manifestazioni di gioia. Bandiere cagliaritane e una colonna di automezzi hanno percorso le vie cittadine fino a tarda sera.